Buongiorno a tutti, oggi lunedì 20 maggio, è mattino, sto qui in ufficio. La settimana scorsa ho fatto qualche video documentando un po' di cose che è successe durante la settimana, però poi durante il montaggio del video, ieri, mi sono reso conto che veniva fuori un video un po' bruttino e quindi ho deciso di cancellare tutto e di raccontarvi questa mattina alcune cose che sono successe la settimana scorsa. Lunedì scorso ho venduto la mia Sony Alpha 5100 ad un signore di Ancona che, dopo aver letto l'annuncio, si è tempestivamente proiettato qui da me a ritirare il prodotto. È stato molto fortunato perché la macchina era veramente tenuta in modo impeccabile, era praticamente nuova e l'ha acquistata a un prezzo più basso. Scusate. Addirittura gli ho stampato la fattura di acquisto di Amazon e quindi è coperto con la garanzia per un altro anno e mezzo. E quindi la vendita è andata benissimo e grazie a questa vendita ho accumulato dei soldi per l'acquisto che farò nel prossimo futuro della Sony FDR AX33, la Handycam che già ho, già posseggo, ma ne voglio un'altra per alcuni lavori che poi dovrò fare in studio. Per quanto riguarda lo studio, ho finalmente finito di mixare i due brani della band Zebra Polare, band dove il mio amico Gaetano arrangia, scrive i testi e suona anche. Il lavoro è venuto veramente veramente bello, Gaetano è stato molto contento e anch'io. Penso che questo lavoro che ho fatto si collochi tra i migliori mixaggi e mastering mai fatti finora. Adesso dobbiamo pensare ai video e valuteremo la possibilità di farli da soli e se vediamo che magari vengono fuori dei video non proprio bellissimi, allora li valuteremo la possibilità invece di affidarci a dei videomakers professionisti. Quindi la scorsa settimana è stata una settimana abbastanza laboriosa, abbastanza redditizia, ma nello stesso tempo anche un po' noiosa. Quindi per questo che poi ho deciso di non andare a pubblicare il video. La scorsa settimana sono successe anche cose brutte, nel senso che una nostra amica che fa parte del collettivo di artisti di Gorilla Dischi ha avuto un incidente stradale abbastanza importante, fortunatamente fuori pericolo, però ci vorrà tempo prima che si riprenda del tutto. Speriamo che si riprenda il prima possibile, anche perché lei è giovane, è una tipa abbastanza forte, quindi si riprenderà, sono sicuro, in pochissimo tempo e meglio di prima. Ok, invece per quanto riguarda questa settimana, già da questa sera devo lavorare in studio perché viene un ragazzo che vuole cantare un brano con la base e fare anche il video, quindi faremo queste riprese audio e video. Se riesco farò qualche ripresa, vi farò vedere come preparo il tutto. E poi devo lavorare oggi pomeriggio su un arrangiamento di una batteria di un brano strumentale di un mio amico. Poi questa settimana altre cose da fare e poi ve le dirò mano a mano. Ok, praticamente ho dovuto portare la batteria in studio, la tamburo, quella piccolina, perché sabato è passato mio cugino, che da anni vive a Modena, che doveva andare a suonare, lui è batterista, doveva andare a suonare insieme alla sua band in un matrimonio di un suo vecchio amico che abita qui nella mia zona. Quindi lui mi ha chiesto se potevo prestargli la batteria per evitare che lui portasse giù tanta roba, insomma già doveva portare giù tanta roba, aveva la possibilità di prendere la mia e quindi io gliel'ho prestata e oggi l'ho riportata subito in studio. Ah, anche questo ho fatto la settimana scorsa, tutte le scale, due rampe di scale con la batteria si sentono, ma a me comunque un po' di sport non fa male perché devo mandar via almeno una quindicina di chili. Poi sono stato appena adesso alla Conad, ho fatto il pieno di acque lisce gassate piccole e grandi e caffè in cialde,
che sto per farmi. Nei video scorsi avevo fatto un elenco di pro e contro della GoPro come camera da vlog e avevo parlato anche di alcuni difetti. Proprio in questo momento uno di questi difetti si è fatto vivo, e cioè l'indicatore della batteria che impazzisce. Prima ho finito di registrare il pezzetto di video, quando montavo la batteria avevo circa 90% di carica. Ho riacceso la GoPro adesso e mi segnava tipo 1-2%. Allora cosa ho fatto? Sono andato ad attaccare la GoPro alla corrente per ricaricarla. Appena attaccato il cavetto, 87% di batteria. Vabbè, l'importante è sapercelo. Non so se è un problema di batteria, anche se le batterie che ho sono tutte batterie GoPro originali, nuove, abbastanza nuove, quindi non penso che sia la batteria che sia finita. Io penso più che sia un difetto firmware che magari si aggiusterà con qualche aggiornamento. Allora, sono qua a preparare la stanza per questa sera, dove verrà un cantante che si metterà lì centrale. Io monterò una camera qua, ovviamente con la porta chiusa, una camera qua e un'altra di qua. Questa a sinistra la muoverò, quindi sarà una camera, diciamo, mobile, mentre quest'altra sarà fissa, questa alla destra. Userò la Sony Alpha 6003 e la Sony FDR AX33, quindi due belle camere. Adesso preparo il tutto, poi vi faccio vedere. Ok, adesso vi mostro tutto il delirio che ho fatto di qua, con i fili, le luci però sono spente, eh? Allora, praticamente qua, come sempre, si registra e si manda la base. Qui ho messo un monitor, una bella bestia di monitor, questo mi sembra che è un 15 pollici, vecchio, ma una bestia. Poi qui c'è la Sony Alpha 6003. Ok, di qua c'è la Sony FDR AX33 che userò come camera mobile. Un po' di luci, ho messo queste due barre a LED, più accenderò queste dietro colorate. In più qua su ci sono i neon classici, più altre lucette colorate che l'ho fatte vedere già altre volte. Il microfonone Neumann e si registra. Adesso sta finito di caricare, si sta caricando le batterie delle macchine, anche se le lascio a corrente, però dato che ci sto ho caricato anche le batterie, cioè quest'altra ancora deve finire mentre quell'altra è carica. E così. Adesso sono circa le 5:40 più o meno, quasi le 6, e aspetto le 7, poi vado a casa insieme a Gloria, portiamo a spasso il cane, faccio cena e poi ritorno.
Tutto pronto? Ero Gloria? Direi di sì. Vengo bene con questa luce? No, vengo peggio perché si vede ancora di più che sono brutto. Bene, bene, bene. Finalmente siamo arrivati alla parte più bella della giornata, cioè il letto. Quando si è stanchi è bello buttarsi sopra il letto perché è una sensazione molto piacevole, si accompagna bene con la stanchezza. Va bene, questa sera le registrazioni sono andate benissimo, loro erano molto molto preparati, molto professionali. Abbiamo fatto subito a registrare, poi ci siamo dilungati un po' nel parlare del più del meno. Insomma, una bella serata. Questa sera, prima di cena, mentre io e Gloria portavamo a spasso Roy, abbiamo visto nel cielo un arcobaleno veramente incredibile, veramente coloratissimo, che addirittura si è duplicato. Non ho mai visto un arcobaleno così forte, così potente, così colorato. Fortuna che dovevo portare Roy e grazie a lui abbiamo visto questo spettacolo della natura. Faccio vedere qualche foto. Praticamente è venuto fuori in pochi minuti, 2-3 minuti, è venuto fuori questa bomba d'arcobaleno. Siamo corsi spiaggia perché io abito praticamente a un paio di 100 metri dalla spiaggia per fare qualche foto e fortunatamente qualcosa siamo riusciti a fotografare. Certo, se avevo una macchina fotografica era meglio, però vabbè, fortuna che esistono i cellulari. Quando ero ragazzino io non c'era questa fortuna. Va bene, io vi saluto perché ormai è mezzanotte e mezza e sicuramente ci vediamo domani. Buonanotte a tutti.